Brodetto di pesce di febbraio. Il brodetto di pesce è un piatto della tradizione italiana, tipico della cucina di mare. Una ricetta semplice e raffinata che, con l'aggiunta di una marinatura al limone, diventa una pietanza gustosa e saporita da condividere con la famiglia e gli amici. Si prepara facilmente e con pochi ingredienti: pesce misto, cipolla, sedano, carote, prezzemolo, vino bianco, passata di pomodoro, olio extravergine di oliva, limone, sale e pepe. Iniziate preparando la marinatura. In una ciotola mescolate il succo del limone con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Unite al composto il pesce misto tagliato a pezzetti, mescolate bene e lasciate marinare per almeno un'ora. Nel frattempo, soffriggete la cipolla, il sedano e le carote tagliate a cubetti in una padella con un filo d'olio. Quando le verdure saranno appassite, unite al soffritto la passata di pomodoro, un mestolo di acqua, un pizzico di sale e un rametto di prezzemolo. Lasciate cuocere per circa 10 minuti. A questo punto, togliete il pesce marinato dalla ciotola e aggiungetelo al sugo, insieme al vino bianco. Coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco moderato per 20 minuti. Servite il brodetto di pesce ben caldo, accompagnato da crostini di pane o da una porzione di riso.